Oggi mi faccio una bella giocata a questo fantastico gioco. In una sola frase ho detto un sacco di cazzate. Primo, perché non è un fantastico gioco. E poi perché mi sta già venendo da cagare e quindi la giocata sarà molto breve, probabilmente. Allora, che sta facendo? Sta caricando. Per gustarmi bene questo gioco, che ho pagato solo 10 euro, mi sono accorto che per i miei gusti, per approcciarmi al gioco in maniera rilassata come piace a me, devo giocare nella modalità dove ho praticamente tutte le risorse infinite e quindi praticamente posso dedicarmi proprio alle singole missioni, ai singoli obiettivi e viaggiare a cazzo per i pianeti. E nello spazio. Invece, se in questo modo non sblocco nessun trofeo. Invece, se avessi dovuto giocare come vuole il programmatore, e che ho provato a fare per un'ora e poi ho lasciato perdere, mi crea una sensazione proprio di schifo incredibile, perché proprio è un tipo di gioco che non è proprio adatto a me, mi crea l'ansia proprio. E vabbè, mi sono fatto questo costume. Forse sarebbe stato meglio qualche colore più vivace. Me lo sono fatto soprattutto sul grigio e il nero, con questo casco a gatto. Non capisco nemmeno se sono un maschio o una femmina, però. Allora, mi sono comprato diverse astronavi. E alla fine quella che scelgo con cui andare in giro è questa, dovrebbe essere questa, sì, la mia astronave. Che mi gusta la forma. Mi gusta la forma perché se la vediamo bene, mo ci giro intorno, è costituito da una unità centrale. Perché mi crea l'asterisco? Stranamente mi crea l'asterisco, non si sa. Sul nome. Come se fosse censurato il nome, non mi ricordo di aver dato un nome da censurare. E poi c'ho due ali laterali, tipo le gondole di Star Trek. Saliamo sulla mia fantastica astronave. Ma perché mi ha censurato il nome? Mi hanno censurato il nome. Vaffanculos. E io la chiamo Star. L'avevo chiamata Starcazzos perché mi hanno censurato Starcazzos, che è un nome. Star. Come la possiamo chiamare? Star. Starcogo. No, Starcogo non mi gusta. Come si può chiamare? Star. Mi guardo in giro. Starganzo. Starganzo. Gusta Starganzo. Quindi Starganzo. Starganzo. La mia astronave si chiama Starganzo. Come vedete in basso a destra sull'astronave compare il nome Starganzo. Un'astronave molto grande rispetto, cioè il cannone fotonico. Io sono Kajumania ed è giunto il momento di partire. Allora, premere la scansione. Allora, pianeta della polvere, carne di cactus. Allora, vediamo un po'. Dove cazzo possiamo andare? Segno di pericolo, non so che cosa dovrebbe significare, l'ho superato. L'obiettivo della missione è in un altro sistema nello spazio. Consiglia, la mappa galattica è questa. Mi ricordo l'altra volta non ci ho capito un cazzo. Perché non è che è facile da comprendere sta roba, eh. Ok, voglio andare lì. Come cazzarola ci arrivo? Così?
Quando carica scatta, non si sa come fa a scattare un gioco del genere. C'ho il microfono sulla destra, ecco perché tendo a inclinarmi da questa parte. Posso pure avvicinarmi un pochetto. Sistema Otisber. Lo hai già scoperto. Arriviamo su quella specie di pianeta o asteroide o che cazzo è. Mi dice che ci vogliono 3 ore per arrivarci. Metto il turbo. E ci vogliono 11 minuti, però 11 minuti a stare così per 11 minuti è una scocciatura. Allora metto il come cazzo si chiama? Il viaggio, quello il motore a impulso. Così mi avvicino prima. Se giocassi in modalità normale, ogni cosa che faccio mi consuma risorse. Quindi per esempio volare consuma risorse, il motore a impulso consuma risorse, quindi ogni volta dovrei andare alla ricerca del minerale, la cazzatella per ripristinare le risorse, ed è una palla incredibile. Invece in questa modalità posso fare esattamente come in una qualsiasi puntata di Star Trek. Adesso entro nell'atmosfera, mi sto infiammando. Posso mettere tipo un freno. Abbiamo consumato un po' di risorse, però posso ripristinarle semplicemente premendo X, perché sto giocando in quella modalità che purtroppo non sblocca i trofei. Cazzo sta succedendo? Stavo andando a sbattere. Ma perché se metto la mappa non si mette pausa? Allora, questo mi dice che io sto a 60 gradi centigradi a temperatura esterna, però la mia tuta mi protegge. Vediamo se la mia navicella me la censurano pure stavolta. È rimasta con il suo nome Starganzo, sì. Allora, avevo ricevuto nella partita precedente, che non ho fatto live, una richiesta tipo di soccorso, una cazzata di questo tipo. E adesso vado a vedere chi è che mi cercava. Posso far calare dalla mia navicella anche tipo un motorino un po' sigla. Giusto. Devo prima costruire. Allora, come cazzo si costruisce? Aspetta. Si costruisce con questo. Devo creare tipo una base. Dai, su. Tutte queste cose che sto facendo le posso fare al volo perché giochi in quella modalità. Perché altrimenti, ripeto, il mio Battle Cat non è stato censurato, quindi il nome è rimasto come gliel'avevo messo. Il mio Battle Cat. Oh 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 oh. Qualcuno si è schiantato. Andiamo a riparare la roba. Gliel'abbiamo riparato subito, serve per la questione che io ho tutto a disposizione. Ripara il radiofaro. Dove sta il radiofaro? La navicella. Redenzione di Roshomi. Che cazzo di nome è? Me la potrei pure comprare, ma è di classe C, la mia è molto più evoluta. Quindi diciamo non me ne frega niente. Gli posso riaggiustare la roba. Anzi, non gli posso riaggiustare proprio un cazzo. Rifiuto. Allora, vediamo.
Radio faro. Gliel'ho riparata. Vediamo che dice. Non ci sono segni di vita, solo il ronzio di un comunicatore rotto. Estraggo le registrazioni. Qualunque messaggio fosse stato qui una volta è troppo danneggiato per essere recuperato. Tutto quello che estraggo è il nome del pilota Artemis. Chiunque fosse, sembra se ne sia andato da molto tempo. Gli unici altri dati non danneggiati sono i progetti di un potenziamento per il mio raggio minerale. Solo travestire cerca indizi su Artemis. Effettivo aggiornato. Dove cerco gli indizi? Io se volessi questa navicella me la potrei prendere e metterla tra le mie, ma siccome che veramente non ha una forma che sembra tipo un aereo, me la prendo? Adesso prendiamocela, no, che cazzo se ne frega. O me la prendo, va. Fa'culo. Me la prendo. Pronta agli inventari dell'astronave. Allora, me l'acquisto. Quando ho soldi infiniti. Allora, cerca indizi di Atene su questo e altri pianeti. Su altri pianeti, ma uno cerca gli indizi. Visualizza la forma di potenziale in evidenza. Registro. Delle istruzioni. Dove sta il registro? Ma e no, non mi dica adesso. Aspetta, adesso entro su questa astronave. Però io rivoglio la mia, non voglio questa. Vediamo se ci sta qualcosa che posso riparare. Ripara. O me la riparo. Allora, ripeto per l'ultima volta, poi non lo ripeto più. Il fatto che io adesso per ripararlo basta che clicco su X è una caratteristica di questa modalità di gioco. In condizioni normali, per ogni cosa da riparare dovrei farmi un giro per il pianeta, cercare i minerali e rompermi il cazzo in maniera esagerata. È ovvio che chi ha pagato il gioco 70 euro, 60 euro quando è uscito faceva questo. Io non di sicuro, perché grazie al fatto che l'ho pagato 10 euro mi accontento della modalità facile. E poi voglio di nuovo la mia astronave, quindi che mo la riparo e poi la metto da parte. Con il mio poncho ci sarebbe stato bene un gioco stile gioco di ruolo, che in un gioco di fantascienza il poncho non ci azzecca niente. Però che cavolata che mi censurano. Che mi censurano i nomi. Tutto il gusto se ne va a farsi fottere. Quindi devo dare dei nomi. L'ho riparato del tutto. Cambiamogli il nome perché Redenzione di Roscione mi fa veramente schifo. E la chiamiamo, la chiamiamo lo stronzio. Vediamo se mi censurano lo stronzio. Lo stronchio. No, lo stron. Lo stron. Lo stroncio. Lo stroncio. Facciamo così, va. Vediamo se mi censurano lo stroncio. E lo stroncio è fatta. Posso uscire dallo stroncio
E adesso che faccio? Mi richiamo la mia perché questa non mi piace. Allora, veicoli, lo stroncio, vediamo se posso selezionare. Allora, la starcazzo, sfidila, la starcazzo. E che cavolo, atterraggio impossibile, la starcazzo. Ora mi faccio un giro per il pianeta per scoprire qualche indizio, come dice quello. Salgo sul mio Battlecat. Nel frattempo si è fatto giorno. Visto un punto esclamativo? Avete visto anche voi un punto esclamativo? No, dove cazzo vai? C'era un buco e non me ne ero accorto. Tipo una voragine. Sono esseri viventi? Che cazzo di animali sono? Allora, vediamo un po'. Devo scendere. Posso tipo fotografarli. Realizza scoperta. E quelli dovrebbero volare con quelle ali. Cioè, stanno volando. Cioè, questo vola. Cerca gli indizi. Fatto che i simboli che mettono in alto, perché io sto vedendo in alto, no? I simboli che mettono in alto non li conosco, quindi non capisco. L'azoto, l'ossigeno. Dove sta il mio Battlecat? Eccolo qua. Ovviamente io a quelli non li ammazzo perché mica sono uno stronzo. Potrei pure ammazzarli se volessi, ma io seguo le direttive alla Star Trek. Qua ci sono venuto o non ci sono venuto? Si capisce. Che è sto coso? Richiama. Che cavolo. Ho un intero pianeta e sto riandando nella stessa parte da cui sono venuto. Andiamo verso sud. Punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Dove cazzo? Perché il punto esclamativo mi ruotava intorno. È come se io mi trovassi sopra al punto esclamativo. E qui? Che c'è il punto esclamativo in quella direzione. Ma è questo il punto esclamativo? È la pianta? Se la uccido questa pianta? Questo gioco è criptico proprio,
si capisce proprio che cazzo devi fare. Cerca indizi su Artemis, su questo e altri pianeti. Ho capito, ma che indizi devo cercare? Non ci sta niente. C'è il nulla in questo pianeta. C'è uno strano segno là che scompare quando ci vado sopra. Non si sa, non si sa. Non si sa. Cosa farebbe Picard? C'ho pure il jetpack. Se giocassi in maniera normale con il jetpack mi ucciderei da solo, perché ogni volta che riatterro da una certa altezza il tizio... Ah, eccolo. Ho trovato questo. Allora, vediamo un po'. Danneggiato. Dove lo metto? È forse qua che non lo chiede a fare. Allora, che ci sta là dentro? Proiettili universali. Vabbè, abbiamo capito che non è un indizio. Ma di cazzo di minerali, oh. Mi muovo, ma sto sempre là perché lì sono le mie astronavi, quindi non è che... Mi sembra, che significa il simbolo del quadrato? Oh, c'è un animale! Tipo un porco! Tipo un topo porco! C'è cristalli di carbonio. Flora pericolosa. Ma questo il punto esclamativo? Cioè? Conoscenza sospetta? Torna dall'agente di missione. Ehi! Lei è cambiato una cosa. Allora, torna dalla... Mamma mia, fammi leggere, no? Vabbè, comunque questo pianeta... Io quello stemma non capisco, ma c'è un modo per capire? Tipo una leggenda, qualcosa per capire che significa? No, questo conoscendo aspetto. Torna dall'agente di missione, torna dall'agente di missione della stazione spaziale. Fin fronte al tuo successo ricevi la tua ricompensa. Vabbè, mo ci vado, va, perché... Anche se a me quel simbolo... E scompare. Di colpo scompare il simbolo. Come se fosse qualcosa... Andiamo, ce ne va. Richiamo la mia astronave, la Starganzo. Salgo sulla Starganzo. Volo. Potrei percorrere anche il pianeta a bassa quota con la Starganzo, eh. Giusto per vedere se ci sta qualcosa.
mi dà abbastanza desolato. Gli unici esseri viventi erano quel da specie di topo. Questo simbolo. Aspetta, risali, sali, prendi quota, prendi quota. Qui. Vado troppo veloce. Avevo visto il ponte esclamativo. Lo sai che dico? Dico vaffanculo. Riandiamo nello spazio. Quella direzione. Allora, in quella direzione venite a sconosciuto. Ma che pianeta è? Come è fatto? Non riesco a capire. Vabbè, io comunque devo tornare qua. Ci vogliono 2 ore. Canale di comunicazione, messaggi in arrivo. Come lo piglio il messaggio? Voglio il messaggio. Come lo ricevo sto cazzo di messaggio? In teoria potrei pure sparare, se solo ricordassi. Ecco qua. Mi sembra che sta più così. Cannone fotonico. Ogni volta che sparo consumo risorse. Ok, messaggio in arrivo, ma se non lo... Allora, dando ricarico. Vabbè, metto il motore a impulso. Qua non arriviamo mai. Consumato a poco.
realtà un po' di colore ci andrebbe, su statuta. Forse farla bianca e rossa, non lo so. Che è quello stemma? Si parlano in una lingua che non conosco. Ha molte missioni affidate con ricompensa di al lavoro. Completo le missioni. L'ho completata, no? Dato che cazzo ci faccio? Mi dai i soldi che io ho i soldi ce l'ho all'infinito. La tua reputazione è Gilda. Aumento la mia reputazione, ovviamente. Ok, hai molte missioni. Carico senza descrizione. Accetta, che me ne frega, io l'accetto. Ok. Questa. Però mi scoccia che a ritornare ogni volta che uno fa una missione mi dà fastidio. Vabbè, così, no? Grado, come devo capire come si aumenta di grado? Abbandono le missioni, me ne vado. Questo che è? Registro. Vendi oggetti. Vabbè, che cazzo li vendo a fare gli oggetti? Lo stemma lassù significa qualcosa? Estrai da lì. Non ci sta nessuno. Qua? Sì, ciao. Non ho trovato nulla. Che missioni ho attive? Come cazzo si fa sulle missioni? Allora, questo mi intrigava. Cerca gli indizi, però. Cerca gli indizi su a te. Le risposte potrebbero nascondersi tra le stelle. Il cliente sta studiando gli schemi. Petizione sfrenata. Trova l'oggetto per il cliente. Ma faccio questa, va. Però anche così gusta. Dove sta scritto messaggio in arrivo? Io non capisco. Come si seleziona il messaggio in arrivo? Messaggio in arrivo. Perché non me ne va di sto rumore per tutto il tempo? Un cerchio no. Come cazzo si fa a ricevere il messaggio? Che devo premere? Con un errore astronauta. C'è nessuno là fuori? Fuori è qualcosa, mi identifico, chiedo cosa non va. Il rumore di fondo delle radiazioni cosmiche. Tu mi hai trovato, c'è così poca luce che dico che non avrei mai più incontrato nessun altro davvero. Non hai trovato la mia voce? Dico di aver trovato una nave precipitata. Secondo il reitta banale di come l'ho trovato il dire suonare. È fuori, ma credo di essere al sicuro. Sono 16, sono identici a. Chiedo dove si trova.
pali occhi, non si vede niente, ci sono paura e confusione. Dopo alcuni momenti di silenzio si rivolge a me imploramente. Non sa che sei vero? Mi hai mentito e mentito a tutti. Il sonno si interrompe, ma il suo volto permane silenzioso per poi sparire. Termino. Artemis ha bisogno del mio aiuto, devo trovare un modo per potenziare il segnale. Allora, solo tra le stelle trova un trasmettitore a lunga distanza. Che sta succedendo? Dove cazzo lo trovo? Dove sta? Mamma mia, è difficilissimo orientarsi, non ci si capisce un cazzo. Trova un trasmettitore a lunga distanza, ma continua a fare sta cosa. Dove lo trovo però? Dove sta? Da cazzo, allora. E qua? Ora ci vado con l'iperturbo. Io ho potere di pulso. Questo è lo stesso pianeta di prima, praticamente. Che sto facendo? Aspetta, ho sbagliato. Mi si sta, tra l'altro mi si sta consumando il G-pad. Sto coso, sali le scale.
controllo terminale attivato. Rifondi segnali disponibili. La torre ha un potente trasmettitore progettato per facilitare la comunicazione olografica a grandi distanze. L'energia aggiuntiva dovrebbe permettermi di stabilire la connessione con Artemis. Mi sintonizzo sulla frequenza di Artemis. Cerco di dare la frequenza di Artemis caricando i dati della nostra comunicazione precedente. Ecco. Nello spazio non esistono femmine, praticamente, tutti maschi. È vero, reale, giusto, non è un sogno. Chiedo cosa vuole dire, dico di essere reale. No, qualcosa non va. È facile creare una realtà migliore quando ce n'è bisogno. Pensavo fosse un sogno, mi dispiace così tanto che non sento una voce. Da quando ho tolto l'altoprano della mia ex tuta, diceva cose terribili. Chiedo chi è. Vabbè, chiedo cos'è, chiedo chi è. Facciamogli maleducati. Tra le interferenze sorride. Sono come te, sei un viaggiatore, vero? Chiedo cos'è un viaggiatore e chiedo come fa a saperlo. Non mi risponde a parole, trasmette una visione, una stella rossa e un mondo fragile. Non comprendo le forme al suo interno, i sussurri. Vedo essere sparse confini remoti delle galassie. Vedo il primo respiro di questo viaggiatore, desideroso di raggiungere le stelle. Mi vedo dormire nel vuoto scarlatto in attesa. Nell'oscurità sento una voce che dice: anomalie rilevate di navigazione del viaggiatore. Mi sveglio. Quello che ti ho appena mostrato era già dentro di te, non nasciamo tutti con questo ricordo anche se non sappiamo come l'abbiamo perso. Siamo i viaggiatori, siamo la quarta specie, scopritori di mondi. Quanto tempo ti ci è voluto per rendersi conto della tua diversità? Al momento del tuo risveglio devi aver percepito... Sto solo io in questo piano, in questa galassia. Prima di finire qui ero un viaggiatore per trovare altri come noi, per riuscire finalmente a incontrare il fatto che tu abbia raccolto questo segnale. Non può essere una coincidenza, dimmi, hai ancora i dati di quel relitto? Già sono la mia ex tuta, incluso la strana smissione che ho ricevuto e vabbè. La maggior parte del mio equipaggiamento è danneggiata, non c'è nessun altro oltre me. Sono su un pianeta senza sole, senza via di fuga, non so nemmeno come il tuo segnale possa raggiungere, ma questa nave che hai trovato una volta apparteneva a me, forse c'è ancora speranza. Dobbiamo scoprire dove ci troviamo, se costruissi dei ripetitori di segnale in questo sistema dovremmo poter triangolare la posizione. Finalmente me ne potrò andare a... Vabbè, accetto, dai. Guarda la vita, vabbè. Solo tra le sette, triangola la posizione in primo orario. Primo ripetitore, segnale. Lo posso creare qua. Radio faro. Che è impossibile costruire. E poi voglio pure salvare. E sta cazzata che per salvare devo creare il punto di salvataggio. Poi mi pare. Non posso. Radio faro. Posso? Oh! L'ho fatto o non l'ho fatto? Si capisce mai. Cazzo questo. Se io adesso mi tuffassi usando opportunatamente il jetpack, e mo che devo fare? Costruisce un ripetitore di segnale. Ma l'ho fatto il ripetitore di segnale, l'ho fatto sopra. Ecco il ripetitore di segnale. Perché non andava bene quello? Triangolo la posizione. Tutto a posto?
Posizione adatta alla triangolazione trovata. Raggiungi il luogo per la triangolazione. Ci arrivo con cosa? Allora, vediamo un po'. Perché io ho il mercantile? Non possibile, infatti mi sembrava strano. Ci vado con questo, dai. Come fuori portata? Che palle. Allora, ci vado con la macchina, ci vado. Allora, ci vado con chi? Con, come l'avevo chiamata questa? Il Raven. Ci vado con il Raven. Allora. Siamo a 19 gradi su questo pianeta, esattamente come da me adesso. Ma sta su un altro pianeta il radiofaro. Non sta su questo. Devo andare proprio su un altro pianeta. Devo volare. Allora, chiamiamo la navicella. Da Starganzo. Saliamo sulla Starganzo. Andiamo in quella direzione. Usciamo da sto pianeta. Metto, attivo i motori a impulso. Cioè, giocando così, con una certa dinamicità, va bene. Ma se giocato in questo modo, giocato praticamente con la necessità di creare sempre i minerali per fare ogni cosa, sarebbe una rottura di coglioni veramente incredibile. Temperatura è meno 55 gradi centigradi. Che richiama ha suonato? Sta qua. Perché non parte? Ma scusa, no? Non è il punto. Come si entra qua dentro?
perché non mi ha detto ok, l'hai posizionato nel modo giusto, l'atto da mettere sta là. Non me l'ha fatto quella cosa. Meglio fare. Dentro, che è successo? Non ci sta nessuno in questa navicella. Sì, ma come se lo devo costruire qua dentro? Ma non c'ha senso qua dentro. Radio faro. Infatti non ha senso qua dentro. Non si stanno attendendo la risposta. Che ti so? 1702, che cazzo ti so? 1702, 7021, 217. Ah, si sposta di là, si sposta, diventa 7, poi diventa 0, diventa 2. Sto capendo un cazzo ci sto capendo. Allora, quello, quel simbolo nuovo, che è sto cazzo? Oh, quel simbolo nuovo che è comparso. A parte che come ci arrivo lassù, questo caso che è? Jetpack non mi porterà di sicuro oltre una certa altezza. Dove stava? Ancora con sto cazzo di ripetitore. Io volevo andare a quel nuovo simbolo che avevano creato.
Simbolo che non riesco più a trovare. Al di là di questa, voglio vedermi questo da vicino. Merdas, mo Exoduta. E mo che si fa? Trasferimento veloce e non c'ho niente. Potrei chiamare la mia navicella, posizionarla lì. Si posso trasferire la roba sulla mia navicella. Non è che quel simbolino che io sto cercando non sta manco sul pianeta, no? Perché sta cazzo di mappa ha questo problema, non si capisce quando un simbolo sta su un pianeta o quando sta nello spazio. Sta nello spazio di sicuro. Quindi richiamo la mia navicella. Avrei potuto chiamare più da vicino. Già scoperto. Dall'altra parte, non capisco perché. Come se più mi avvicino.
più mi avvicino. Troppo veloce. Posso atterrare. Questo pianeta è un po' caldino, eh? Assomigliano tutti i pianeti comunque. Forse è meglio viaggiare con qualcosa di più utile. Con il Raven. Viaggiamo con il Raven. Allora, teletrasportatemi un Raven. Sai? Che è sta cazzata? Mi fa entrare lateralmente. Una palla. Ceneri di Asvespo, yes. L'imbruna dell'antica civiltà è stata assorbita da questo strano simbolo. In qualche modo la storia di Enforish. No, i verdi sono risparmiati, il loro viaggio nel cosmo non sarà ostacolato, così è deciso. Questo è il volere di Dio. Ti aiuto per comprendere la lingua, cerca la conoscenza. Preso per gas la mia reputazione. Vabbè, si fa, chissà che cazzo devo fare. La mia gippetta, dove sta il mio Raven? Aia, non capisco perché la navicella c'ha l'acceleratore in R2, la macchina da un'altra parte. Non potevano mettere i comandi uguali per ogni cazzo di cosa. Fortuna che sono indistruttibile. Succede. Oh, se trovo un ingresso quasi quasi. Cosa da attivare qua? Scendiamo.
Attiva fa la torcia, che ci devo fare con la torcia? Ci vedo comunque. Ingresso, sto sempre dalla parte opposta di dove arrivo. È morto questo? Che cazzo è? Sblocca i registri gravi. Sembrava come una ferita sul mondo, rossa e frastagliata come qualcosa un tempo. Avessi avuto la capacità di esprimere perfettura lì, no? Era morto, dove l'ho toccato, dove c'era un molle. Analizza il registro. Qualcosa di una profonda registro, il viaggiatore è morto da tempo. Qualcosa che mi aiuterà nel mio viaggio. Oh, oh. Potrei pure sparargli, invece col cazzo, perché non mi attiva l'arma. Gli hanno voluto dare un tocco di alien. Chiamiamo il Raven, andandocelo sul pianeta, quindi dovrebbe comparire di corsa. Voglia, o ancora sta cazzata che sbaglio il tasto. Questo non lo supera, distrugge tutto, ma quello no. Calmati, fermati. Solo Schwammer. Potrei anche non fare quello che sto facendo comunque, perché prendo risorse che non mi servono. Ehi! Penso che siano dei suoni strani, proprio. Vedrà qua dentro. Una sedia. Una bellissima sedia. Oh. Basta così.
Suppongo che anche di qua sia la stessa cosa. Enciclopedia. Per andare lassù in cima ci sono delle scale. Sarebbero queste delle scale. E ci vado volando. Come questo qua? Non ho combinato niente. Voglio il Raven. Calmati. Macchinario danneggiato. Perché se n'è andato da solo? Schiaccio. Ora non mi fermo più quando trovo sti cosi perché ho capito che sono totalmente inutili. Sapevo così che stava così distante, ci andavo con la navicella, con la Star Alliance. Dove cazzo sta distante sto coso? Si è fatto il giorno. Mamma mia quanto sta distante. Che il Raven
stava dall'altra parte del pianeta, oh, non arriva mai. Ma che cazzo, come non mi spiego, no? Stiamo a 20 gradi, sono a bomba di Vitas. Sono le tre passate. Vai, su. Volevo triangolare la posizione, vedere cosa sarebbe accaduto. Oh, ci vado giù. Magari sfrutto questa occasione dopo per prendere la navicella, perché se no. Quando la chiamo. Addirittura la porta è aperta. Esperimento per la luce. Uguale a prima, praticamente, le stesse cose di prima. Analizza il registro. Sembra la fotocopia di quello di prima. Quindi sinceramente non nemmeno ci vado là dentro. Salgo sulla mia navicella e faccio una cosa che avrei dovuto fare da prima. Cioè arrivare al punto con la navicella volando, perché se no faccio sta cosa qua. Cioè distante pure con la navicella, figuriamoci con la macchina che usavo prima. E sembra all'orizzonte, oh. Sembra all'orizzonte, mo quasi quasi ci vado col motore in pulso. Vediamo se ci posso andare. No, il motore in pulso non me lo attiva quando sto nell'atmosfera. Cioè ero atterrato proprio dalla parte opposta del pianeta. Oh. Niente.
pensavo di essere arrivato e invece niente. Cioè con la Raven ci avrei messo 70 anni. Non che con la Star Ganzo ci stia rimettendo tanto di meno, eh. E perennemente all'orizzonte, cioè, eh. Sono felice che coincide con il tempo della giocata di 1 ora e mezza, perché per quando raggiungerò questo punto tempo per arrivare qua. Allora, innanzitutto vorrei capire perché c'erano disegni. Sono proprio curioso di sapere cosa accade. Ma come, tutto qui?
edificio sconosciuto. No, che cazzo fa? Devo entrare da questo edificio, no? Da sempre dalla parte opposta all'entrata. Ma una volta che... Allora, 46, 46, 63, 4, 6, 3, 4, la mia fantastica reputazione. Resto, da dove sono entrato? Mi sa che è tutto qui. Risalgo sulla nave, salvo. La prossima volta vado a vedere nello spazio. Vagabondo. Dei rumori tipo allora mo creo il coso per salvare a posto, salvo e per oggi basta. A posto, per oggi basta, così un'ora e mezza di giocata ci sta bene una volta ogni tanto.